siamo, siccome già sono le 21:30, quindi già siamo con 30 minuti di ritardo sulla tabella di marcia, quindi io direi di iniziare. Non ci perdiamo niente. Quindi intanto un ringraziamento a tutti i lavoratori e le lavoratrici dei trasporti. Abbiamo organizzato questa giornata di confronto con i candidati alla presidenza della Regione Abruzzo in vista delle prossime elezioni regionali. Abbiamo dovuto scegliere necessariamente questo orario e questa giornata, la giornata di domenica, perché c'era la necessità, naturalmente, intanto di fare in modo che potesse partecipare il maggior numero di lavoratori e lavoratrici dei trasporti, ma soprattutto c'era la necessità di coinvolgere tutti e quattro i candidati alla presidenza della Regione Abruzzo. Ci abbiamo creduto fino alla fine, adesso noi eravamo partiti con questa iniziativa già un paio di settimane fa e diciamo ci eravamo quasi riusciti, poi alla fine, come potete vedere, abbiamo ricevuto, purtroppo, che ci dispiace, una mail dell'attuale presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, il quale ci ha comunicato, come potete leggere, che il candidato Gianni Chiodi è impegnato in altre iniziative, e poi ha voluto rassicurare il settore del trasporto pubblico locale, che appunto l'argomento trasporto pubblico locale è uno dei punti strategici del programma elettorale del candidato. Noi ci crediamo, è vero, bravo Chiodi, bravo, sì. Mozione d'ordine. Gli argomenti sono sicuramente taglienti. Il clima, anche per la numerosa presenza dei lavoratori e delle lavoratrici, è anche caldo. Io mi auguro che questo confronto si svolga con la massima tranquillità e con la massima civiltà. Allora, intanto ringraziamo i due candidati che sono qui presenti, in attesa che arrivi anche Maurizio Acerbo, quindi nell'ordine della locandina. Sara Marcozzi, che rappresenta candidata alla presidenza della Regione Abruzzo per il Movimento 5 Stelle, e Luciano D'Alfonso, candidato per il centro-sinistra alla presidenza della Regione Abruzzo. Abbiamo organizzato questa giornata, la FIGG Abruzzo ha organizzato questa giornata di confronto perché sapete che il settore dei trasporti della nostra regione sta attraversando un momento di estrema difficoltà. Abbiamo problemi un po' su tutti i settori. Quindi abbiamo deciso di fare questa giornata confrontandoci con i candidati per capire quali sono i loro orientamenti, quali sono i loro programmi su un tema così delicato del trasporto. Abbiamo diviso, e vengo subito nel merito dell'organizzazione di questa giornata, abbiamo individuato sette temi che riguardano i trasporti, ovvero nell'ordine con il quale li andremo ad affrontare: il declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo, l'isolamento ferroviario della regione, la riforma, ovvero la mancata riforma del trasporto pubblico locale, una questione che interessa poi soprattutto le amministrazioni comunali, ci riferiamo agli scuolabus, al trasporto scolastico, e in modo particolare affronteremo la situazione, la questione della sicurezza e soprattutto i diritti dei lavoratori, dei tanti lavoratori che operano in questo settore. Poi affronteremo la crisi dell'ARPA, la crisi del gruppo ARPA e della società Sistema, che fa parte del gruppo ARPA. Affronteremo anche la questione delle criticità presenti nella nostra regione che riguardano i porti e gli interporti, che abbiamo definito, a mio avviso giustamente, delle cattedrali nel deserto. Per chiudere con un tema, anche questo molto sentito, che magari non è tipico dei trasporti, e ci riferiamo alla questione, ai costi della politica e soprattutto le responsabilità degli amministratori. Quindi partiamo con il primo tema che sottoponiamo all'attenzione. Mettili qua, lasci la visuale. Sì, no, ma io poi una volta che ho fatto le domande mi abbasso. Se no lo spegniamo. No, perché ci sono poi i temi, ci sono le domande. Quindi iniziamo, noi ci organizzeremo così, ogni tema
avrà una, due o tre domande che riguardano appunto lo stesso argomento. E ipotizziamo di dare circa 2 minuti per ogni domanda e inizieremo senza fare sorteggio e nulla, inizieremo con la candidata Sara Marcossi parlando di declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo. Io faccio una brevissima introduzione, intanto c'è una notizia dell'ultima ora, cioè c'è il rischio concreto che da parte dell'ENAV, che è l'ente nazionale per l'assistenza al volo, disponga il declassamento dell'aeroporto e quindi una riduzione delle ore, quindi c'è il rischio concreto che l'aeroporto d'Abruzzo, dopo le tante problematiche che ha vissuto in questi ultimi anni, vi ricordo i voli postali che non ci sono più, il trasporto delle merci che di fatto non avviene più, per non parlare della questione delle risorse. Ogni anno siamo in attesa che arrivino sempre queste risorse sotto forma di piano marketing per mantenere in vita l'aeroporto, lo scalo regionale. Quindi c'è quest'ultima notizia, quella dell'ENAV, dovrebbe, secondo fonti attendibili, la decisione dovrebbe scattare già l'operatività di questa decisione dovrebbe scattare già dal prossimo giugno, però nessuno è stato in grado di confermare questa notizia. Sarebbe una cosa molto grave perché lo scalo sarebbe chiuso nelle ore notturne, quindi si passerebbe da un H24 a un H18 con tutte le conseguenze che sono facilmente immaginabili. Le domande che poniamo ai candidati sono sostanzialmente queste qui, sono tre. Come intendete affrontare l'emergenza del declassamento proposto dall'ENAV e che comporterà la chiusura dello scalo nelle ore notturne? Ritenete si possa tornare ad investire nella manutenzione tecnica degli aeromobili sfruttando le professionalità degli ex lavoratori dell'Airone Technique e soprattutto utilizzando un hangar tecnologicamente all'avanguardia ma che al momento è completamente inutilizzato? L'ultima domanda, sempre riguardante il declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo, se ritenete che per garantire un futuro allo scalo abruzzese, così come sostiene qualcuno, si debba necessariamente passare attraverso la privatizzazione della società di gestione, ovvero la SAGA. La parola a Sara. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'ENAV, noi abbiamo anche qualche informazione in più, nel senso, non so se lo sapete, ma Daniele Del Grosso, che è un parlamentare del Movimento 5 Stelle, ha appena presentato il 14 maggio un'interrogazione parlamentare al Ministro per le Infrastrutture, al Ministro per lo Sviluppo Economico, per chiedere appunto conto di questo declassamento. Daniele Del Grosso fa parte tra l'altro di una commissione nella quale riesce ad avere anche qualche informazione internazionale, diciamo così. E se facciamo 2 più 2 vediamo che da un lato l'ENAV vuole vendere le proprie azioni ai privati, dall'altro lato si vuole ridurre l'importanza dell'aeroporto, poi dopo in Parlamento pare che ci siano delle trattative, degli accordi internazionali per l'unificazione degli spazi aerei tra cui Italia, Cipro, Grecia e Malta. Questa cosa fa pensare che non dipenda sempre tutto dalla regione, ma ci siano poi dei programmi, come dire, nazionali o internazionali anche di speculazione sugli aeroporti, perché se ci pensiamo un attimo, noi prima lo declassiamo, poi lo vendiamo ad un privato e poi magari questo aeroporto, ho fatto cadere i bicchieri, questo aeroporto torna ad avere una valenza internazionale perché vengono ad essere unificati gli spazi aerei e l'imprenditore che ha acquistato comunque l'aeroporto, che ha rilevato questa privatizzazione, magari ha delle plusvalenze incredibili. Quindi direi che l'azione va fatta sia a livello locale che a livello nazionale. Il Movimento 5 Stelle ha già presentato questa interrogazione dove chiede appunto, del 14 maggio alla 228, dove rappresenta quali sarebbero le gravi ripercussioni
di questo in termini anche soprattutto di riduzione delle ore e quindi di movimentazione merci, e chiede appunto, oltre che poi svolgere un servizio di pubblico interesse, quindi guardia costiera e quant'altro, lo sapete meglio di me, e chiede appunto al ministro che chiarisca finalmente qual è la posizione e di che morte deve morire l'aeroporto, diciamo così. Dopodiché le altre domande erano sulla questione dell'Air One Technique. Air One Technique non ci possiamo negare che chiaramente, se non diamo rilancio all'aeroporto e quindi se non ci battiamo per mantenere una rilevanza internazionale e quindi una rilevanza dell'aeroporto, chiaramente tutto il resto è di difficile realizzazione. Io non me la sento di dire vi promettiamo, no? Che faremo, vi promettiamo, dobbiamo agire sul concreto e nell'immediato per le cose che si possono fare immediatamente, e il Movimento 5 Stelle l'ha già fatto. Quanto alle privatizzazioni in generale, noi siamo contro le privatizzazioni in generale, perché secondo noi, ma di tutto, cioè nei trasporti pubblici, nei servizi pubblici come nell'acqua, noi crediamo che i servizi essenziali e i beni pubblici, i beni essenziali debbano rimanere pubblici a prescindere di qualunque tipo esso sia, essi siano. Grazie, adesso la parola, intanto salutiamo Maurizio Acerbo, siamo partiti. Maurizio, siamo partiti proprio adesso con la prima domanda che riguarda il declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo, quindi ha risposto già la candidata del Movimento 5 Stelle, la parola a Luciano D'Alfonso e poi sentiamo l'opinione di Maurizio Acerbo sulle domande che trovi qui, Maurizio. Allora, l'aeroporto di Pescara ha conosciuto diverse stagioni di sofferenza. Questa stagione segue un'altra stagione di sofferenza quando era ancora priva per circa 30 anni della concessione definitiva di ENAC, poi conseguita con uno sforzo sinergico importante, con a capo il Comune di Pescara e il Consiglio d'amministrazione, senza nessun ruolo da parte di Regione Abruzzo e naturalmente ENAC nazionale. Dopo la concessione definitiva si è mostrata in tutta la sua grandezza la debolezza dell'utilizzo dell'aeroporto di Pescara, che noi dobbiamo assolutamente affrontare facendo in modo che l'aeroporto di Pescara non sia affidato soltanto ad un vettore e alla sorte di un vettore. L'unico vettore che oggi è rimasto ad operare è quello del Mister Ryan, tra l'altro anche con un onere che noi dobbiamo riuscire ad affrontare con intelligenza senza ogni volta annaspare. Dobbiamo specializzare l'aeroporto di Pescara per quanto riguarda le rotte, fare in modo che le rotte non siano il frutto di uno sbadiglio di programmazione. E poi dobbiamo fare in modo che l'aeroporto di Pescara si specializzi anche per quanto riguarda la funzione. Tra le funzioni che io vedo per l'aeroporto di Pescara c'è quello anche di un recupero delle attività di manutenzione degli aeromobili. Dobbiamo fare sì che il Ministero delle Infrastrutture, la Direzione Generale del Cielo del Ministero delle Infrastrutture, si faccia carico di accorgersi che questo aeroporto non è soltanto un aeroporto che dà servizi agli abruzzesi, ma può dare servizi anche ad un numero molto superiore di coloro i quali risiedono in Abruzzo, per esempio procedendo accordatamente con la Regione Molise e anche con un pezzo importante della Regione Marche. Questo può essere un aeroporto dedicato per rotte che possiamo stabilire in esclusiva per tutti coloro i quali derivano e vengono e provengono da Abruzzo, Molise e anche una parte delle Marche. È chiaro che deriva anche la preferibilità di questo aeroporto dalle rotte che è capace di garantire. Per quanto riguarda l'esperienza del personale, l'expertise del personale che faceva manutenzione, è chiaro che costituisce un giacimento di bravura e di valore che va recuperato
e va messo, diciamo, come uno dei punti di forza di questa infrastruttura. Noi dobbiamo fare sì anche da convincere qualche altro vettore. Io, quando sono stato sindaco di Pescara, ho preso contatti con una compagnia aerea degli Emirati Arabi. Va organizzata una proposta che convinca altri vettori ad investire sull'Abruzzo e per l'Abruzzo, per esempio determinando anche condizioni di convenienza per prediligere questa infrastruttura al servizio, per esempio, sia della grande miniera di spostamenti che è la capitale, ma anche della grande miniera di spostamenti che è l'altra parte dell'Adriatico. Io conto di parlarne con il presidente della regione Molise, Paolo Di Laura Frattura, che ha un problema di vuoto di trasportistica aerea, ma naturalmente anche di fare un accordo che integri quello che offre l'aeroporto d'Abruzzo con quello che offre l'aeroporto delle Marche. Questa è una delle ragioni per cui una regione più grande, anche alleatasi con le altre regioni, è una priorità della nostra azione, soprattutto sul fronte delle infrastrutture di collegamento trasportistico. Grazie. Adesso ascoltiamo Maurizio Certo, sempre sul declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo e sulle domande che abbiamo posto. Allora, per quanto innanzitutto grazie per l'invito e scusate per il ritardo, ma avevo una manifestazione a Vasto, quindi il movimento è casinato, ma comunque ce l'abbiamo fatta. Allora, per quanto riguarda la questione, innanzitutto io direi, partendo dalle piccole cose, che nella funziona, non è acceso. Si sente? Devi avvicinare il piano. Allora, questo si sente? Allora, dicevo, innanzitutto io partirei dalle piccole cose che però sono rivelatrici sempre delle grandi, perché voglio ricordare che circa 2 anni fa io ho fatto la prima conferenza stampa per denunciare le conseguenze che avrebbe comportato il piano di Poste Italiane di declassare il centro meccanizzato postale di Pescara, che era una fabbrica, no? Perché noi non dobbiamo pensare che le fabbriche sono solo quelle con le ciminiere, no? Perché sono più di 230-240 persone che ci lavorano, che era uno dei punti di eccellenza d'Italia e che ci dava la possibilità di avere poi gli aerei cargo postali su Pescara di Poste Italiane. Purtroppo abbiamo dovuto constatare che noi siamo, spero momentaneamente, extraparlamentari, ma i dormienti parlamentari abruzzesi di tutte le forze politiche non hanno fatto nulla per difendere il CMP di Pescara, e poi sono tutti danni che paghiamo come comunità regionale e comunità cittadina. Io lo dico, io sono contro il campanilismo e anche contro le battaglie di pura tutela corporativa territoriale, sono un po' all'antica, sono per la lotta di classe. Però nel caso nostro il CMP subiva una decisione politica, in quanto era una delle realtà più avanzate tecnologicamente, c'erano stati spesi una marea di soldi sopra, e quindi non c'era nessuna ragione tecnica per colpire Pescara e premiare altre realtà molto indietro rispetto a Pescara. C'era solo un motivo, che l'Abruzzo e Pescara non contavano nella discussione politica. Faccio questo esempio perché l'incapacità della classe dirigente regionale di fare squadra per difendere una eccellenza che avevamo è stato un grave errore. Però da questo punto di vista io credo che abbiamo comunque degli argomenti da usare. Dimenticavo, il governo Renzi l'altro giorno ha annunciato che mettiamo sul mercato il 40% di Poste Italiane. Io ovviamente sono d'accordissimo con la compagna del Movimento 5 Stelle, noi siamo contro tutte le privatizzazioni. Compagna! Mi dispiace che gli ex compagni invece stiano svendendo col Jobs Act i diritti dei lavoratori e con le privatizzazioni ciò che hanno costruito le generazioni che ci hanno preceduto. Allora, venendo a questo, io credo che comunque abbiamo una possibilità vertenziale forte, perché al di là della schizofrenia per cui lo stesso partito riesce a promuovere 2 aeroporti in Abruzzo quando non riusciamo a difenderne uno, e io sono abituato alla stagione in cui i partiti hanno degli organismi, votano e poi hanno una stessa linea
in qualsiasi luogo della regione, perché se continuiamo così non si va da nessuna parte. Comunque credo che sia, noi abbiamo degli argomenti da spendere, perché l'aeroporto di Pescara, per la sua vicinanza a Roma, credo che possiamo sostenere fortemente le ragioni per cui deve rimanere un aeroporto H24. Su questo credo che potremmo fare squadra, e devo dire, nonostante, perché mi piace a me l'onestà intellettuale oltre all'altra, che sono convinto che è molto facile essere più presenti nel confronto con il governo dello Stato di quanto lo sia stata la giunta di Gianni Chiodi, che proprio non aveva in testa il fatto che ogni tanto col governo bisogna battagliare. Per quanto riguarda la questione poi dell'aeroporto, io vorrei dire che c'è un altro tema politico fondamentale, perché a me francamente delle beghe tra centrodestra e centrosinistra me ne può fregare di meno, considerato che sulle questioni strategiche sono d'accordo a Roma, e sarebbe ora che le organizzazioni dei lavoratori, al posto di fare collateralismo, rappresentassero effettivamente, come sta accadendo in tutta Europa, la classe lavoratrice, e si scontrassero contro questi governi. Bravo. L'ultima volta che sono stato in Spagna, all'aeroporto c'erano, mentre facevo il check-in, i compagni delle organizzazioni sindacali tutte, che prima di tutto c'erano i manifesti attaccati e non alla privatizzazione degli aeroporti, e mentre passavo eccetera mi davano il volantino a me turista contro la privatizzazione degli aeroporti. Io credo, lo dico, non è materia di stasera, che comunque in Italia ci prepariamo a cominciare a ragionare così e non a tifare per Tizio Caio, o altrimenti ci ritroveremo in Grecia molto presto, perché per esempio quando parliamo di manutenzione tecnica degli aeromobili, io voglio ricordare che i lavoratori della Air One Technics sono stati vittime di quello che è stato il comportamento di un imprenditore molto blasonato nella nostra regione, e nonostante la regione abbia speso ingenti risorse pubbliche per la formazione di quella manodopera specializzata, poi mentre gli imprenditori assistiti si spostavano altrove per altre operazioni, tra l'altro sostenute dal governo Berlusconi, perché questi interessi non hanno colori, come ben sapete, e scelgono di volta in volta lo sponsor politico più comodo, i lavoratori sono stati lasciati qui come un pacco postale. Da questo punto di vista io penso che noi dobbiamo fare ragionamento di tutela che sta dentro il ragionamento complessivo, per cui ripeto, opposizione alla privatizzazione sicuro, ma anche cercando di fare squadra per una battaglia, una grande vertenza territoriale a sostegno dell'aeroporto. Ci andrei piano invece su grandi progetti infrastrutturali che vengono sempre presentati come decisivi per lo sviluppo della regione, poi convengono solo a chi realizza le infrastrutture, ma ci arriveremo dopo, perché mi pare che sia previsto di parlare degli interporti, sì. Quindi ci sarà da divertirsi. Bene, anzi male, grazie, grazie a Maurizio. Vado velocemente su un nuovo argomento, un'altra situazione drammatica che riguarda i trasporti della nostra regione. Ci riferiamo a quello che noi da sempre abbiamo definito l'isolamento ferroviario della nostra regione, una penalizzazione che ormai è sotto gli occhi di tutti e non deriva soltanto dalla decisione del Parlamento europeo di escludere la nostra regione dai 9 corridoi che disegneranno il futuro dei trasporti e della logistica del vecchio continente. È chiaro che quando parliamo di isolamento delle ferrovie in Abruzzo parliamo di una situazione che è consolidata nel tempo, quindi almeno per questo argomento le responsabilità non sono ascrivibili soltanto a chi ha governato la regione negli ultimi anni. Certo, a me sarebbe piaciuto chiedere a Chiodi conto rispetto ad alcune affermazioni fatte proprio in occasione della precedente campagna elettorale, quando si ipotizzavano 6 miliardi di euro per le infrastrutture di Abruzzo, e qualcuno diceva che la Pescara-Roma sarebbe potuta fare in 2 ore. Quindi io naturalmente l'argomento anche qui è vasto, le domande che poniamo sono queste: cosa intendete nel concreto, perché su questo argomento un po' sono tutti d'accordo, almeno sembrerebbe,
Cosa intendete nel concreto quando parlate di alta velocità lungo il tratto abruzzese della dorsale adriatica? Che tipo di proposta intendete portare avanti e in quali tempi? Poi, è ipotizzabile e sostenibile, secondo i candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, un consorzio che metta in sinergia Trenitalia, quindi il gruppo FS, con la realtà locale della Sagritana, in modo anche da poter colmare alcune lacune, garantendo anche alcuni servizi ai cittadini abruzzesi? L'ultima domanda riguarda invece la Pescara Roma e l'Avezzano Roma. Si sono susseguite anche su queste tratte nel tempo promesse e progetti che poi non si sono mai realizzate, e anche qui vi chiediamo cosa proponete in concreto, con quali risorse e con quali tempi di realizzazione. Ci sono 6 minuti a disposizione per ogni candidato, questa volta partiamo con Luciano D'Alfonso. Ma intanto una piccola precisazione, si sente? Sì. No, cambia microfono. Quello di Franco, più forte. Ce la può giù ai microfoni. C'è il trasporto della voce. No, io quando intendo peggio. Quando intendo infrastrutture, non intendo solo quelle che devono sorgere attraverso una realizzazione materiale. Per infrastruttura si può intendere anche la collaborazione o la sinergia tra nodi che producono trasporti. Per quanto riguarda invece il tema ferroviario, noi abbiamo 2 possibilità per aumentare la velocità del servizio ferroviario. Una sulla dorsale adriatica, di cui parlo adesso, e un'altra sulla direttrice Pescara-Roma. Per quanto riguarda la dorsale adriatica, noi possiamo portare con procedure, risorse già in corso, a 200 km orari la tratta che va da Pescara a Bologna. È chiaro che questo può accadere in un tempo dato che ci porta convenienza, oppure può accadere in preda allo sbadiglio con mesi e anni, come su altri versanti abbiamo subito il ritardo delle programmazioni, delle decisioni e delle realizzazioni. Noi abbiamo la possibilità di ottenere un'offerta di velocità ferroviaria che arrivi per adesso a 200 km all'ora, nella tratta non solo Pescara-Bologna, ma anche nella tratta, diciamo, che da Foggia arriva a Bologna. La battaglia ulteriore è quella di pesare anche nel dibattito programmatorio delle infrastrutture trasportistiche europee, affinché si riconosca che anche sullo spazio dell'Abruzzo e del Molise, superando la strettoia di Campomarino e di Lesine che abbiamo in corrispondenza di una situazione di monobinario, noi possiamo anche lì cercare di elevare l'offerta della velocità ferroviaria. In che anni e in che tempo dipende anche dalla forza del dibattito e delle pressioni politiche che possiamo realizzare da Bruxelles. Io mi ci voglio dedicare, mi sto anche muovendo in questi giorni su questo fronte, in maniera tale che non rimanga soltanto un problema di 2 regioni a bassa densità demografica, ma che sia un problema dell'intero sistema italiano e dello spazio europeo. Per quanto concerne invece la direttrice Pescara-Roma, lasciando perdere tutto quello che potremmo determinare mettendo in campo cifre che oggi non ci sono, ci vorrebbero 3 miliardi di euro per risolvere delle strozzature da galleria che oggi sono impossibili e fuori portata, dobbiamo ragionare su quello che possiamo mettere in campo attraverso accorgimenti tecnici di investimento sostenibile. Quelli che lavorano nel settore presenti in sala sanno bene a che cosa mi riferisco, adesso entro nei particolari. Se noi dovessimo immaginare una percorrenza della tratta Pescara-Roma senza fermate alcune, con l'attuale materiale rotabile, se noi dovessimo pensare ad una specie di collegamento da laboratorio, noi impiegheremmo qualcosa come 2 ore e 20 minuti, 2 ore e 30 minuti, scavalcando completamente le fermate intermedie.
Di fermate noi ne abbiamo 56, se non sbaglio, da Pescara a Roma. Il tempo di fermata per ognuna delle stazioni voi sapete che assomma e aumenta tempo. Il tempo di decelerazione e il tempo di ripartenza ruba e prende tempo. Il tempo che impiegano i deviatori e allo stesso modo tempo che viene tolto alla velocità commerciale offerta dal servizio ferroviario. Il tempo che noi siamo costretti a pagare in assenza di un sistema di controllo centralizzato è ulteriore tempo che ci viene tolto. Il tempo che potremmo recuperare cambiando il materiale rotabile è tempo che verrebbe a nostro favore. Facendo accorgimenti di questa natura, che sono anche sostenibili sul piano del bilancio, e non è che lo dico avendo parlato solo con chi rivendica il miglioramento di questo servizio, ne ho parlato con chi decide l'investimento su questo fronte, da ultimo anche ieri con l'ingegner Maurizio Gentile a Giulianova e non più di 8 giorni fa con la dottoressa Barbara Morgante a Collarmele e un anno fa con Mauro Moretti in persona, ma anche con le persone che sono dedicate al Ministero dello Sviluppo delle Infrastrutture tipo Ercole in Calza. Loro mi dicono: la prima cosa, precisate voi quali sono le priorità degli investimenti ferroviari in Abruzzo e non cambiatele ogni 6 mesi. La seconda cosa, imparate a studiare i tempi dei bisogni che hanno gli abruzzesi per quanto riguarda lo spostamento ferroviario e cercate di costruire, rispetto diciamo agli slot ferroviari che noi vi offriamo, dei vettori e degli spostamenti che siano corrispondenti poi alle esigenze dell'utenza. Sono 30 anni che Regione Abruzzo non adegua il suo strumento conoscitivo del fabbisogno di trasporto ferroviario che ha l'Abruzzo. Su tutto questo io mi candido per fare in modo che il contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato non sia un contratto di servizio fatto con atteggiamento rinunciatario e distratto, ma sia un contratto di servizio animato dal tiro alla fune, poiché noi dobbiamo pagare e noi dobbiamo essere capaci di esigere il massimo del prodotto. Su questo Regione Abruzzo non ha mai fatto fino in fondo né i compiti a casa né il suo lavoro confrontandosi con Ferrovie dello Stato, anche per un difetto di competenza del personale dell'ente regione sulla materia ferroviaria. Grazie Luciano. Tra l'altro ricordiamo, prima Luciano Alfonso faceva riferimento al contratto di servizi, ricordiamo che la Regione Abruzzo è stata tra le 3 regioni d'Italia a aver fatto la disdetta del contratto del trasporto regionale. Sul tema del trasporto ferroviario, Maurizio Acerbo. Vuoi sempre questo microfono? Non lo sente bene. Io non parlo con Moretti e non lo conosco, meglio l'ho conosciuto tanti anni fa quando me lo presentarono come compagno della CGL che era nel CDA della ferrovia e devo dire. Era della FIT. Esatto. Io allora ero un giovane comunista e dovevamo discutere l'area di Sulta di Pescara, non mi fece buona impressione allora, perché già allora mi spiegò che bisognava valorizzare le proprietà immobiliari delle FS, io pensavo che la sinistra dovesse fare altre cose anche delle ferrovie, ma comunque per quanto mi riguarda io vorrei dire che innanzitutto, dato che io chiedo un voto politico, che ovviamente io chiedo il voto a tutti coloro che ritengono negative le politiche dei trasporti portate avanti a livello bipartisan e che si incarnano nella figura di Moretti. Lo dico perché la marginalizzazione dell'Abruzzo certo sarà anche colpa di Gian Donato Morra, di Chiodi o prima di Del Turco, prima ancora di Pace, di Falconio eccetera, e con un super presidente la supereremo. Ma dato che voi siete lavoratori dei trasporti sapete bene che la strategia su cui si è riorganizzato il sistema dei trasporti a livello nazionale è una strategia bipartisan che punta ad arrivare alla privatizzazione anche delle ferrovie. Lo sapete talmente bene che Moretti quest'estate ha annunciato, vi ricordate c'era Letta, noi siamo pronti, il lavoro è fatto, quando vogliamo non liberalizzare ma privatizzare siamo pronti. E io credo che questo si debba tenere presente perché le elezioni regionali per me prima di tutto sono delle elezioni politiche, poi non ci si lamenti sempre delle cose che non si sa, e ora quindi io credo che ci sia bisogno di un voto di bocciatura di queste politiche, lo dico da nipote di ferroviere.
Per quanto riguarda la questione, io voglio ricordare una cosa che c'è da parte della politica abruzzese per quanto riguarda Pescara Nova, un deficit enorme che è un po' simile a quello, cioè noi abbiamo un problema di vertenzialità forte, e voglio ricordare che, devo dire, con la collaborazione di tutti i parlamentari allora abruzzesi, quando c'era il centro-sinistra, ottenemmo che ci fosse uno stanziamento cospicuo nella finanziaria 2007, se ricordo bene, sulla Pescara Roma, e fu frutto di una sinergia positiva perché ci mettemmo d'accordo tra tutti i parlamentari del centro-sinistra, di cui facevamo parte allora anche noi, per dire: al posto di chiedere tanti investimenti clientelari, chiediamo una cosa tutti insieme e cerchiamo di portarla a casa. Quindi la cifra di cui abbiamo parlato e di cui si parla ancora oggi per quanto riguarda la velocizzazione, ed è sicuramente una responsabilità del governo Berlusconi di essersi subito ripreso quei soldi per togliere l'IMU alle mille, ma anche della regione Abruzzo, in questo caso di Chiodi e compagni, non essere insorti contro quello scippo ai danni della nostra comunità regionale e del collegamento tra Adriatico e Tirreno. Per cui da questo punto di vista io sono contrario a fare promesse eccessive. Abbiamo già dibattuto sul Messaggero rispetto all'uso del pendolo, e mi accontenterei di riuscire in 3 ore ad arrivare a Roma, e mi pare che in questi anni, discutendo con il sindacato, siano state elencate molteplici volte le cose da fare, possibili, concrete, per poter raggiungere l'obiettivo. Quindi sicuramente con una forte unità d'azione continuiamo a premere in quella direzione. Sull'Adriatica, in cui, dato che io mi muovo soprattutto con i mezzi pubblici, non guidando, credo che la situazione sia forse ancora più grave considerato il punto di partenza, e credo che ci sia la necessità di un approccio anche lì a tutela del nostro territorio. Ripeto, la marginalizzazione riguarda scelte strategiche, perché è evidente che hanno concentrato gli investimenti sull'alta velocità per collegare i centri maggiori italiani intorno a un progetto di redditività, quindi non ci prendiamo in giro. Io sono contrario però a un'idea che è molto diffusa, che noi non dobbiamo rivendicare risorse perché sarebbe utopico. Perché? Io credo che sia una materia di conflitto, e anche su questo va punito. Chi ha deciso a Roma di marginalizzare l'Abruzzo va punito, semplicemente. Cioè, chi ha espresso Moretti va punito. Cioè, non capisco perché non si debba fare. Come va punito Chiodi per come ha gestito la regione Abruzzo? Il Partito Democratico ha controllato la holding FS per 20 anni. Chi è contro quella politica non è che si deve lamentare, deve picchiare in testa col suo voto democratico il Partito Democratico. E da questo punto di vista io voglio sottolineare una cosa: io credo che noi dobbiamo rivendicare anche le risorse, ma perlomeno rivendicare che i treni a mercato non si fermino a Ancona, perché fino alla il PD conta e poi non conta più niente. Possiamo dirlo? Possiamo dire che le ferrovie abruzzesi sono state non solo vittima di una spoliazione che deriva da una strategia nazionale, ma, come è accaduto nell'esempio che facevo prima, anche di una progressiva spoliazione che deriva dal differente peso politico che ha avuto le Marche, Ancona e altre porzioni di territorio nazionale rispetto a noi? Da questo punto di vista io lo voglio dire, perché su altre cose litigheremo, è giusto che sia, però io credo che ci sia bisogno della massima unità nel rivendicare a livello territoriale che non continui questa marginalizzazione, e a sviluppare la sinergia. Io non credo al ragionamento delle macroregioni, e lo dico perché è un'idea della Fondazione Agnelli che rischia di portarci a fare la fine dell'ex Jugoslavia, di metterci d'accordo però come regioni dell'Adriatico e avere una capacità vertenziale forte e compatta nei confronti del governo e dei governi, eccetera, rispetto e nei confronti di Trenitalia, eccetera. Io credo che questo sia fondamentale, perché questo è assolutamente mancato, tranne fare periodicamente mirabolanti promesse che poi non si sono tradotte in fatti concreti. E su questo, voglio dire, è tanto forte il mio giudizio negativo sul PD e ovviamente su Forza Italia, ma
è pari la volontà della massima collaborazione se c'è da lavorare in maniera sinergica, come tra l'altro abbiamo fatto tante volte come opposizione, per una puntuale rivendicazione. Da questo punto di vista io credo che si possa fare molto, perché se riaffermiamo il concetto che il trasporto pubblico è un servizio universale, non un giocattolo per Della Valle e i prossimi che arriveranno, io credo che gli italiani che vivono lungo la costa adriatica abbiano il dovere e tutta la forza per rivendicare di essere trattati almeno con lo stesso impegno con cui vengono trattate le imprese che hanno ricevuto l'affidamento dei cantieri della TAV senza passare per una gara d'appalto. Allora Maurizio, ha usufruito di un extra time di un minuto che poi daremo a tutti i candidati. Grazie, io sarò forse un po' più breve. Allora, innanzitutto io vorrei chiarire una cosa: noi non c'eravamo quando siamo stati tagliati fuori dall'alta velocità, e questa è una cosa che ci tengo a chiarire, perché così come per l'aeroporto ad esempio il Movimento 5 Stelle era presente in Parlamento e ha già, come vi ho detto, presentato un'interrogazione parlamentare per tentare di prevenire i danni piuttosto che rincorrerli e metterci le pezze, e noi non c'eravamo. Mi chiedo, quando sento dire no, abbiamo subito delle scelte scellerate da parte dell'amministrazione, da chi le abbiamo subite se non dal PD e dal PDL? Per cui c'è sempre questa discrepanza, no? E questa separazione tra i vari livelli della politica, come se il PD non fosse il PD sia in regione che in Parlamento, che nei comuni, come anche PDL o quello che resta, come tutti i partiti, voglio dire. Il Movimento 5 Stelle porta avanti le stesse battaglie dal più piccolo comune all'Europa, voglio dire, siamo coerenti. Per cui quando sento dire abbiamo subito delle scelte, un po' mi viene la pelle d'oca. Poi, per quanto riguarda l'alta velocità, è evidente, sono d'accordo sulla visione, diciamo, di Maurizio Acerbo, che c'è un disegno per la privatizzazione. Sono assolutamente d'accordo, perché è proprio strano che siamo tagliati da questa T, e quindi è evidente che si tende sia a livello nazionale che regionale a portare le situazioni, a farle aggravare talmente tanto da poi svendere a un privato e regalare a un privato la gestione di, ripeto, come ho detto prima, un servizio che dovrebbe essere e deve essere assolutamente pubblico. E per quanto riguarda poi le considerazioni su avevo preso qualche appunto. Pescara Roma, lo sappiamo, ormai è diventato un tormentone che negli anni 80, che 30 anni fa ci si mettevano 3 ore e che oggi invece ce ne vogliono 4. È evidente che non c'è una volontà di fare manutenzione, è evidente che la regione magari ha speso tanti soldi per fare altro e la manutenzione sulle linee non viene effettuata. Delle soluzioni ci sono, io ripeto, non abbiamo la bacchetta magica, per cui non possiamo promettere faremo, aumenteremo, andremo a 200 all'ora, eccetera, anche perché è una competenza che non è soltanto regionale. Allora sulla direttrice adriatica, no? Vabbè, okay. Va bene, stava parlando lei, perché interviene? Grazie, posso proseguire? Grazie. È evidente che non essendo una competenza meramente regionale, dobbiamo, come dire, concertare, no, la volontà della regione con la volontà parlamentare. Sappiamo però che ci sono, pare che ci siano 1,2 miliardi stanziati dal CIPE e dobbiamo, per la ristrutturazione di queste linee ferroviarie, ce la possiamo fare forse a finire, per la ristrutturazione delle linee ferroviarie, per cui ci adopereremo. È evidente che noi in regione non ci siamo, quindi dobbiamo ancora scoprire tante cose, non vedo l'ora di scoprire tante cose, perché sono proprio curiosa di vedere che cosa scoprirò.
Niente, per quanto riguarda poi il consorzio, noi siamo per una società unica per il trasporto pubblico e quindi crediamo che tutto debba partire innanzitutto da una razionalizzazione delle spese, dal taglio degli sprechi e la razionalizzazione delle spese e degli sprechi porterà anche una maggiore efficienza, una maggiore capacità e maggiori fondi per implementare tutti i servizi. Sono brevi. Grazie Sara. Allora diamo un minuto di extra time anche a Luciano D'Alfonso, sempre sul tema delle ferrovie. Posso stare sul tema, sì. Allora noi dobbiamo anche precisare. Si sente? Si sente. Sì, grazie. La mia voce si diffonde dovunque. Dovunque. Ci sono persone che non sono interessate, non possono scegliere. No, sono tutti interessati, manteniamo per cortesia, questo clima di correttezza. Per cortesia. No, io voglio che questi incontri siano utili sia a chi li vive da risponditore, sia a chi li vive da ascoltatore, sia a chi fa domande, magari anche critiche, in maniera tale che poi possiamo attivare attività vertenziali. È capitato che in una tratta di struttura ferrata si sia collocato anche un vettore privato. Il vettore privato non privatizza la tratta ferrata, il vettore privato offre il suo servizio. Non è che c'è il rischio di privatizzazione sulla tratta ferrata dove opera per esempio il della Valle delle Marche. Noi dobbiamo fare in modo che la tratta Bologna-Pescara-Bari sia una tratta che ha la stessa qualità di velocità dovunque. L'avvertenza per essere efficace va attivata su Roma come passaggio, ma in maniera definitiva a Bruxelles, perché è lì che si decidono le reti europee. Siccome credo che dopo questo incontro qualcuno di noi andrà a governare la regione, ma voi ci sarete o come lavoratori e sindacalisti che comunque avete interesse, al pari delle utenze abruzzesi, a fare sì che si elevi l'offerta ferroviaria in Abruzzo, le cose le dobbiamo capire e comprendere nell'esattezza. Io voglio organizzare una vertenza che coinvolga anche la Commissione Trasporti del Parlamento Europeo. Quando le Marche sono state capaci di far arrivare fin lì l'alta velocità, si è messo insieme Maurizio e avvocatessa Marcozzi tutta una serie di elementi anche numerici che facevano intendere come quell'offerta di trasporti poteva generare anche la domanda, perché nel settore dei trasporti è l'unico settore dell'economia nel quale l'offerta può creare anche la domanda, se ci sono i numeri. Il problema è che l'Abruzzo barcolla come una comunità di ciechi, fatta esclusione per i sindacalisti e per qualche giornalista che ci azzecca, barcolla completamente nell'incompetenza sulla materia trasportistica. Non si è capaci di nutrire una vertenza, che al massimo si va con l'ululato di questo o quel politico, di questa o quella stagione. Noi non è che abbiamo subito da quel livello di partito, da quel livello di governo, noi dobbiamo agire e reagire con i numeri e con i dossier. Quando nel 92 ci hanno tolto anche la nave, poiché parleremo anche di navi dopo, ci hanno tolto la nave Ivan Zajc, che allora si chiamava la Tiziano, perché non ci fu nessuno capace di rappresentare che da Pescara potevano partire qualcosa come 100.000 persone l'anno, arrivare e partire. Quel numero avrebbe potuto convincere l'operatore a trattenersi. Se accanto ad un documento nutrito di numeri veri si fosse provveduto a organizzare per esempio le strutture di supporto per la mobilità navale, probabilmente Pescara avrebbe vinto la competizione con Ancona. Il problema è che quando si parla di questo settore c'è bisogno di conoscere anche i dettagli e di fare un lavoro continuo.
Così come io voglio chiedere con tutti i parlamentari, magari anche i parlamentari regionali di opposizione, che la continuità di un'offerta ferroviaria fa la forza anche di quel prodotto ferroviario. Ma dove va la holding ferroviaria se offre l'alta velocità da un punto ad un altro e non tutto lo stivale, soprattutto dove c'è più capacità di attrattiva turistica? Per esempio, per arrivare nel Salento, chi parte dal centro dell'Europa ci deve poter arrivare con lo stesso vettore senza, concludo, senza dover scendere ad Ancona e cambiare pezzo, perché magari dopo Ancona c'è l'Abruzzo a bassa velocità ferroviaria e poi c'è addirittura il Molise che sta peggio di noi. Su questo la partita va fatta anche organizzando una battaglia politica tra più regioni e tra più parlamentari. Io la prima cosa che farò ai primi di giugno è di convocare gli assessori ai trasporti della dorsale adriatica per dire dove andate anche voi se non vi collegate al sud. Andiamo avanti perché dobbiamo cercare di stare nei tempi. Adesso abbiamo sviscerato soltanto due argomenti. Adesso affrontiamo un'altra questione spinosa dei trasporti, ovvero la riforma delle riforme, la grande incompiuta, questo lo possiamo dire senza essere smentiti sicuramente, la grande incompiuta del governo uscente, del governo Chiodi. È passata un'altra legislatura, altri 5 anni e la riforma del trasporto pubblico locale è rimasta al palo. L'unica cosa che è stata fatta, peraltro lo devo dire per onestà, con il grande contributo dell'opposizione, è stata quella di ipotizzare il biglietto unico regionale, però anche lì è un progetto che al momento non sappiamo ancora che tipo di sviluppi potrà avere da qui ai prossimi mesi. Sulla riforma del trasporto pubblico locale abbiamo posto anche qui 3 domande. Parliamo intanto del processo di unificazione delle 3 aziende regionali, che è strettamente collegato al processo di riforma del trasporto. Quindi ritenete che il processo di unificazione delle aziende regionali di TPL possa realizzarsi immediatamente sfruttando le 2 leggi regionali già esistenti, quelle che sono state approvate durante l'ultima legislatura? E soprattutto che tipo di fusione ipotizzate? Questa è la prima domanda che facciamo ai candidati. Poi ritenete indifferibile l'attuazione del Fondo Unico Regionale dei Trasporti e la necessità di utilizzare le risorse contenute nel Fondo Regionale dei Trasporti soltanto unicamente per soddisfare le esigenze del trasporto pubblico locale? Io non credo che su questo punto ci sia bisogno di ulteriori chiarimenti. Noi chiediamo che le risorse del trasporto pubblico locale, e lo chiediamo anche ai candidati, siano destinate esclusivamente per soddisfare le esigenze del trasporto pubblico locale. L'ultima domanda è se condividete o meno l'ipotesi che ci si possa avvalere delle norme nazionali che consentono la proroga delle concessioni fino al 2019 in modo da prepararsi adeguatamente attraverso la costituenda azienda unica ad affrontare il mercato e quindi le gare. Questa volta partiamo da Maurizio Acerbo. Mi consenta Luciano Alfonso una battuta, la sua voce si arriva ovunque, ma io non l'ho sentita quando Totò lasciava a piedi i lavoratori dell'Air One Technics. E sulla questione, sono anni che lavoriamo insieme, devo dire che non c'è sindacalista più di Rolandi che non, diciamo, che ha occupato il mio telefono in maniera stabile, ma credo anche di Claudio Ruffini e di altri consiglieri di opposizione, non solo il mio, ma quindi abbiamo avuto una collaborazione sempre, credo, anche molto profonda. Sì, anche quelli a maggioranza, ma infatti abbiamo ottenuto la legge, eccetera, per cui sul punto la mia posizione la conoscete molto bene perché coincide con la vostra, sia nella critica a questa idea, per esempio, di usare la sangritana come una cosa che fa un po' di tutto, eccetera, e di tutto di più,
sia per quanto riguarda il fatto di concentrare i fondi, per quanto riguarda la garanzia innanzitutto del servizio e non distrarli per altro tipo di attività che non sono in sé da maledire, ma che probabilmente vanno finanziate in altra maniera e non specialmente in un periodo di taglio. Quindi d'accordo sul processo di fusione. È una cosa su cui c'è stato un rallentamento dopo che costringemmo la maggioranza, insomma, dentro la quale c'erano delle resistenze ad accettare la proposta. Insomma, bisogna dare atto allo stesso Morra, insomma, da questo punto di vista è sempre stato sulle nostre posizioni, devo dire, credo, però ha trovato ostacoli dentro la sua maggioranza. Può darsi che l'avrebbe trovata anche un'altra maggioranza da parte dei suoi presidenti, conoscendo che la qualità non è molto diversa per quanto riguarda una cultura per cui l'occupazione della cosa pubblica per fini, diciamo, di costruzione di consenso clientelare non è una caratteristica, mi pare, solo del centrodestra, quindi probabilmente sarebbe accaduto anche con altri, però dico, è un obiettivo che dobbiamo raggiungere immediatamente. Sono quindi d'accordo anche sul FUS, ovviamente è una cosa, e sul bacino penso che debba essere il bacino unico regionale. Siccome ci dobbiamo preparare, ovviamente noi siamo contrari e ho salutato con entusiasmo tutte le lotte che si vanno sviluppando nel settore dei trasporti, io credo che possa essere una buona idea, ma questo va valutato con voi passaggio per passaggio, comunque anche quello di attrezzarci. Quello che ho notato in questi anni, la maggioranza ha fatto la scelta di fare mini bacini per non dispiacere gli amici, mentre noi siamo per il bacino unico. Voglio sottolineare un'altra cosa, che chiunque viaggia con il trasporto pubblico si rende conto anche che in qualche maniera alcuni vettori privati, per quanto riguarda gli orari, le collocazioni, le corse eccetera, insomma, che non ci sia stata una piena attenzione a fare sì che l'ARPA possa, insomma, dare il massimo nella competizione tra vettori. Ma non ve lo devo spiegare io, perché poi, appunto, di solito me l'avete spiegato, insomma, mi viene spiegato quando prendo l'autobus. Per cui ripeto, la nostra posizione coincide sull'unificazione delle aziende totalmente con le cose che abbiamo detto e fatto insieme alle organizzazioni sindacali in questi anni, e mi sembra che le scuse accampate per rallentare il processo non reggano assolutamente. Per quanto riguarda, non mi ricordo se era qui la domanda o nella prossima, mi pare che tu chiedevi pure quella cosa sulla Sangritale e Trenitalia, giusto? Questo faceva parte della prima, allora mi era sfuggita, lo dico. Di questo io ne ho discusso anche con voi sulla base dell'esperienza, diciamo, lombarda, per cui ci sono giudizi molto critici in materia, e quindi io credo che probabilmente puntare sull'azienda unica rimanga la cosa più saggia, però la discriminante di fondo rimane questa, secondo me, perché dette queste discriminanti, il problema di fondo poi riguarda un po' tutto nella nostra regione. E se noi pensiamo che la nostra azienda unica debba essere un gioiello che difendiamo con le unghie e con i denti, e quindi non debba essere visto dalla politica, poi domani, come sono state le tre aziende negli anni che abbiamo alle spalle, da parte di tutti, come un serbatoio di consenso clientelare, o noi facciamo sì che il trasporto pubblico, come accade in Nord Europa, diventa un gioiello per cui la gente, quando si dice che si privatizza, fa lo sciopero generale. Io nel 1985 ero a Parigi durante il grande grande sciopero generale contro la privatizzazione del trasporto pubblico, ed era eccezionale il fatto che tutti i francesi con cui parlavi, nonostante i disagi enormi, ritenevano gli autobus e la metropolitana cosa loro da difendere. E io credo che questo sia l'obiettivo che dobbiamo darci come sinistra e come organizzazioni sindacali anche in Italia e in Abruzzo. Quindi società unica subito, che non sia feudo di nessuno, perché non abbiamo bisogno di altre cose che poi, perché badate bene, se in Italia abbiamo difficoltà a contrastare le privatizzazioni, a difendere il welfare, i diritti dei lavoratori anche, per
perché una tradizione clientelare bipartisan e affaristica ha fatto sì che per gran parte degli italiani la demagogia contro il pubblico sia diventata senso comune. Per questo noi dobbiamo fare in modo che le aziende pubbliche funzionino come orologi svizzeri, garantendo i diritti dei lavoratori, garantendo i servizi e tagliando le mani a tutti quelli che ne vogliono fare un uso improprio, siano essi di centrodestra o di centrosinistro. Maurizio, scusa, prima di dare la parola a Sara, siccome nelle tre domande c'era anche l'ipotesi della proroga delle... No, sulla proroga dico questo, ne discutiamo con voi, io tendenzialmente credo che bisogna valutare tutti i pro e i contro, tendenzialmente se c'è fondo unico, bacino, azienda unica, fondo unico e bacino unico regionale, farei tutti i ragionamenti e capire cosa ci può essere più utile per ritrovarci in mano a qualche squalo, per cui posso essere molto favorevole. L'importante è che siamo tutti d'accordo che non vogliamo consegnare questo importante patrimonio di tutti in mani che non abbiano come priorità la tutela delle popolazioni abruzzesi e dei lavoratori dell'azienda unica. Grazie Maurizio, la parola a Sara. Allora, intanto volevo precisare che noi abbiamo anche un programma sui trasporti, perché ci dicono sempre che non abbiamo il programma, non abbiamo potuto distribuirlo perché, come sapete, non prendiamo finanziamenti pubblici, quindi lo trovate online su revolutionabruzzo.it. Poi, per quanto riguarda le varie domande, allora sul programma c'è appunto la fusione, perché sappiamo benissimo che c'è stata una delibera istitutiva della NewCo e che non è stato mai fatto. Ahimè, mi riallaccio al discorso forse delle clientele e dei favori, ahimè forse non si vuole effettuare questa fusione, perché poi si dovrebbero mandare a casa un po' di consiglieri che sono stati inseriti nei consigli di amministrazione, e quindi io non vedo altri ostacoli sinceramente alla fusione di queste società. Nel programma noi abbiamo anche il biglietto unico e assolutamente un'azienda unica di trasporto pubblico. Per quanto riguarda poi le domande in particolare, per cui la prima era: ritenete che il processo di unificazione delle aziende si può fare immediatamente? Che tipo di fusione ipotizzate? Noi vogliamo assolutamente, e mi riallaccio anche alla questione delle concessioni, noi nel programma abbiamo come obiettivo una programmazione, vuol dire rendere efficace ed efficiente tutto il trasporto pubblico, quindi per noi una fusione vuol dire un'azienda unica di trasporti su gomma e su rotaia, una fusione quindi di tutti questi comparti e la proroga assolutamente delle concessioni, perché noi saremo complottisti, ma ci vediamo sempre il marcio, e quando vediamo che degli amministratori tendono a sfibrare o a lasciar sfibrare delle aziende per poi ricollocarle privatamente, e questa cosa insomma a noi ci dà un po' fastidio, perché siamo per il pubblico, siamo per il trasporto pubblico e per dei servizi pubblici, per cui per la nostra visione è assolutamente di prorogare, di creare, e quindi di prorogare fino al 2019, di creare un'azienda unica di trasporto che possa poi concorrere eventualmente alle gare di affidamento per le concessioni, per cui la nostra visione è abbastanza chiara, poche parole, credo. Sul fondo unico stessa cosa, se i fondi, noi abbiamo approcciato questa sfida, cominciando a studiare le cose, ed è un problema non soltanto dei trasporti pubblici, in ogni settore, in ogni competenza della regione, dei fondi che sono stanziati con una destinazione vengono distolti, portati da una parte all'altra. Se dei fondi sono destinati per finanziare il servizio pubblico, quei fondi devono finanziare il servizio pubblico, non esiste che possano essere sfruttati e
soltanto per le solite speculazioni e sempre soltanto per fare favori a determinate persone, a determinate realtà. Grazie. Per quanto riguarda le tre domande, diciamo che la risposta è quasi indotta. Si può fare a situazione normativa data la società unica dei trasporti? Sì. Si può fare con immediatezza? Sì. Che cosa c'è bisogno di fare affinché accada con immediatezza? Va fatto per esempio un lavoro di allineamento dei rimborsi chilometrici. Io non credo che sempre noi possiamo appellarci alla bontà delle nostre mamme affinché poi tutto venga fatto come desideriamo. C'è bisogno, per esempio, anche di mettere in campo procedure, obiettivi. C'è bisogno di avere un comportamento adeguato da parte degli amministratori, che non devono fare tutto quello che si sa che non devono fare, ma soprattutto che devono fare quello che è urgente fare. Per cui l'amministratore di queste società o il commissario, come viene scelto? Si dice, dalle parti delle mamme buone, si dice va scelto sulla base del curriculum. Ma basta il curriculum? No, perché il curriculum ti può descrivere la correttezza di una storia di una persona, ma poi magari non ci azzecca nulla con quel settore. C'è bisogno che si descrive anche cosa nel dettaglio farà o quel commissario, se dotato di poteri straordinari come io intravedo che ci voglia, oppure si impegna da amministratore a realizzare quel preciso mandato programmatico dettagliato e consegnato prima della nomina, sapendo qual è la condizione e lo stato dell'arte delle 3,4 società. Come si fa a fare in modo che poi chi viene nominato faccia esattamente ciò che sottoscrive da realizzare? Basta legare la remunerazione ai risultati oggettivamente raggiunti a fine di esercizio finanziario e amministrativo. Questo si può fare, questo si deve fare, ci vuole fantasia, innovatività, esperienza, cultura istituzionale. La proroga della concessione, sono d'accordo. Il fondo unico, come si fa a fare in modo che non venga strapazzato con variazioni di bilancio? Organizzando, per esempio, quando si fa il bilancio della regione e il piano dettagliato degli obiettivi, si prevedano sanzioni rispetto al dirigente che propone la modifica di quella voce di bilancio. Cioè ci vogliono le condizioni per fare in modo che vengano fuori i comportamenti virtuosi, altrimenti ci appelliamo alla fata. I comportamenti virtuosi sono la conseguenza di condizioni e anche di sanzioni. Il bilancio destinato alle società a rilevanza economica o a rilevanza di servizi per la collettività ha bisogno di voci economiche dedicate e non movibili. Il dirigente che fa la proposta di spostamento di quella risorsa da un capitolo all'altro deve sapere che solo se lo propone viene sanzionato ed entra nel fascicolo di lavoro di quel dirigente, il fascicolo personale di quel dirigente. Questo evoca di nuovo il tema del settore dei trasporti, che non può essere riempito da questa o da quella figura. A me piacerebbe dopo anche chiedere un confronto tra la presidenza dell'ARPA, per esempio, che c'è stata prima di questo avvocato, mi dicono illustre avvocato del Foro di Chieti, e la presidenza che c'è stata prima di questo illustre avvocato, anche a partire da dati di bilancio, anche se il bilancio è solo uno degli elementi descrittivi, perché poi nel campo della trasportistica vale il giudizio dei consumatori, cioè di coloro i quali ricevono quel servizio. Altro argomento, un argomento